Buongiorno da Piercaro Lava, oggi siamo con Elia Ranzato e Simona Martinotti. Buongiorno. Buongiorno. Ovviamente questo è Elia Ranzato e quella di prima è Simona Martinotti e su questo non ci possono essere dubbi di nessun motivo. Direi di no. Vi piace, solo perché ho la barba lunga. Mi piace caro Elia. Ma... Bene, parliamo di caffescienza. Ecco, Elia, com'è nata l'idea di fare caffescienza ad Alessandria? Beh, nasce intanto dall'esigenza che avevamo, che sentivamo, di portare la scienza un po' fuori dal piedistallo, di essere qualcosa di freddo e distaccato che gli scienziati non siano in grado di comunicare. E grazie anche all'iniziativa dell'ingegner Marco Caneva, dell'Associazione Cultura e Sviluppo, che ci ha pungolato a pensare a un sistema per fare scienza che non sia il classico metodo. E in particolar modo io ho un episodio molto particolare. Ci trovavamo in Inghilterra perché Simona doveva ritirare un premio, il Lush Prize, ma è un'altra storia. Uno dei tanti che vince. Questa è donna. Uno ne ho vinto. Marco ci scrive dicendo: ma avete mai sentito parlare in Francia, ma anche in Italia, e poi ne parlerà Simona, fanno degli appuntamenti che si chiamano caffescienza. Cosa ne dite? Avevamo altre 100 cose da fare quei giorni in Inghilterra, a Londra, ma gli ho detto sì, mi sembra un'ottima idea. E in effetti l'idea era buona, perché abbiamo iniziato nella primavera del 2014, festeggeremo fra poco 2 anni, tanti relatori si sono succeduti, tante persone sono venute, le più disparate, dai giovani ai meno giovani. E quello che ci fa piacere però è che tutti quelli che vengono, ma non voglio anticipare quello che dirà Simona, ma giusto un assaggio, è che tutti quelli che vengono sono appassionati al tema, magari non lo conoscono, magari ne hanno solo sentito parlare, ma vogliono assolutamente approfondire, che è quello che è un po' il tema portante del caffescienza, oltre ovviamente al caffè, perché se è un caffescienza qualcosa ci deve essere. Certo, e da questa carica appunto dalle 101 cose da fare è nato caffescienza. Certo. Bene. Simona, quali sono i principi a cui si ispirano i caffescienza? Beh, per prima cosa è riuscire a comunicare la scienza, che di solito è questa cosa fuori dal mondo per le persone comuni, non addette ai lavori, riuscire a trasmetterla anche alle persone comuni in modo tale che si rendano conto che la scienza non è qualcosa di esterno e completamente avulso dalla loro vita, anzi spesso e volentieri bisogna essere coscienti e competenti per fare determinate scelte che condizionano tutta la nostra vita. Però il principio base su cui si fonda il caffescienza è quello di non trasmettere la scienza come si fa a scuola, come si fa in università, quindi in modo rigido e complicato, un docente dietro alla cattedra, un po' noioso, un po', ma in modo molto più amichevole, molto più friendly, come dicono gli inglesi. E quindi c'è un esperto, perché comunque dobbiamo riuscire a capire nel modo corretto determinate cose della scienza, quindi serve un esperto, che però anziché parlare per il 90% del tempo, come si fa durante una qualunque conferenza scientifica, ha a disposizione il 10% del tempo. E tutto il resto del tempo è a disposizione delle persone che sono intervenute, che hanno mille curiosità, che quindi possono proporre all'esperto e sperare in una risposta che li soddisfi. E quindi l'obiettivo è portare la scienza alla conoscenza di tutti. Portare la scienza alla conoscenza di tutti, dai più giovani, che possono essere ad esempio i nostri studenti dell'università, alle persone più anziane, persone di mezza età, con un qualunque tipo di curriculum, con un qualunque tipo di impiego, con un qualunque tipo di interesse a livello lavorativo o comunque generale, che però sono magari stuzzicati. Ad esempio oggi pomeriggio parleremo di matematica, e per la maggior parte delle persone dire matematica è come nominare il diavolo, e invece si può scoprire che la matematica può essere interessante e divertente. Ecco, quindi la scienza alla portata di tutti. E la scienza deve essere alla portata di tutti, non è qualcosa che sta al di fuori, al di sopra. La scienza è qualcosa che tutti noi dobbiamo conoscere e sfruttare. Appunto. Quali argomenti vengono trattati e come vengono scelti i relatori? Gli argomenti trattati sono stati i più disparati da che abbiamo iniziato fino ad adesso. Abbiamo parlato di nuove droghe. Nel primissimo appuntamento c'erano presenti sia delle esperte dell'orto botanico di Genova e una poliziotta,
in modo tale che abbia potuto anche dare qualche indicazione su come possono essere sanzionate queste droghe, che magari in alcuni stati europei non sono sanzionati, però paradossalmente probabilmente potrebbero diventarlo prossimamente in Italia. Abbiamo parlato di cellule staminali e l'abbiamo fatto con degli esperti del nostro ospedale di Alessandria, che le usano quotidianamente e in modo ammirevole. Abbiamo parlato, ci siamo basati anche molto su quella che poteva essere l'attualità, quindi abbiamo potuto parlare con gli esperti di Medici Senza Frontiere del virus Ebola, con un'infermiera che era tornata da poco dal contesto in cui era presente il virus Ebola. Come accennavo prima, abbiamo parlato di matematica e di informatica, che a volte sono due argomenti un po' così che possono dare un po' di allergia ad alcuni di noi, e invece abbiamo scoperto essere assolutissimamente continuamente presenti nella nostra vita di tutti i giorni, però non ce ne rendiamo conto perché non ci facciamo caso. Poi abbiamo parlato anche di conservazione dei beni culturali, perché comunque ci deve essere una strategia, un dettagliato approccio a quella che è la conservazione dei beni culturali, per prevenire anche quelli che possono essere i danni futuri, e quindi poter dare l'opportunità anche ai nostri, speriamo, eredi, di poter osservare, di poter apprezzare determinati tipi di opere d'arte che possono andare dai monumenti piuttosto che i rotoli del Mar Morto, ad esempio. E come vengono scelti i relatori? I relatori, appunto, ci viene l'idea, basandoci magari sull'attualità o su un argomento che uno dice, boh, proviamo a parlarne, e poi cerchiamo, o in ambito accademico, quindi appoggiandoci al dipartimento da cui proveniamo, oppure nell'ambito più generale, che può essere, abbiamo parlato ad esempio di inquinamento piuttosto che di cambiamenti atmosferici, e quindi ci siamo appoggiati all'ARPA Piemonte, cercando esperti che potessero soddisfare le nostre curiosità. E quindi, in base all'argomento che decidiamo di proporre, cerchiamo una persona esperta che possa darci un input e che però possa essere in grado di rispondere alle nostre domande, perché sennò tanto vale. In quale periodo dell'anno e con quale frequenza avvengono questi incontri di CaffeScienza? Allora, i CaffeScienza avvengono durante tutto l'anno, a parte la pausa estiva, quindi giugno, luglio, agosto e settembre, perché gli studenti universitari hanno gli esami, e quindi cerchiamo di non accumulare troppe... Quindi 8 mesi su 12? Sì, poi di solito lo stesso, nella sessione invernale di esami, di nuovo diamo la possibilità agli studenti di poter studiare senza essere attirati da qualcosa che potrebbe distrarli dallo studio. E viene fatto una volta al mese, di solito un lunedì, a meno che il nostro relatore non abbia esigenze particolari, che allora è capitato di farlo di martedì, di mercoledì, però normalmente sì. E per finire, qual è la risposta e la partecipazione del pubblico di Alessandria, degli alessandrini, che sappiamo non essere molto portati a tutto ciò che è cultura, scienza, eccetera? E invece no, devo assolutissimamente confutare questa cosa. E quindi? Abbiamo una risposta non indifferente, è stata bellissima la prima volta. Visto che è CaffeScienza, non c'è il tavolo dei relatori, non c'è la cattedra, abbiamo detto dobbiamo allestire una sala come fosse un caffè, come fosse un bar. Con i tavolini? Non abbiamo i tavolini a disposizione, però c'erano le sedie disposte in modo molto, di nuovo, friendly. E abbiamo detto, vabbè, non mettiamone troppe, perché sennò sembrerebbe brutto se venissero poche persone. A un certo punto non ci stavano praticamente più le persone nella sala. Sono quasi mancate le sedie, è stato bellissimo, è stata una soddisfazione veramente. Ci sono tanti studenti, per carità, perché comunque cerchiamo di coinvolgerli anche in questo modo, ecco, di appunto, fare quali scienza. Quali sono i target di persone? Tecnicamente da 0 a 100 anni. Poi vabbè, zero sono, no, magari... No, credo che partecipano, ecco. Normalmente ci sono gli studenti universitari, non necessariamente solo di biologia, ma anche di chimica, piuttosto che di fisica, che sono appunto gli studenti del nostro dipartimento. Ci sono alcuni studenti delle superiori che magari, conoscendo gli studenti già universitari, vengono trascinati.
E poi ci sono persone di ogni età, di ogni ceto, sociale, sì, assolutamente. Di ogni livello poi, culturale. Assolutamente sì. Sì. Poi alcuni sono diventati ormai abitué, sono affezionati, ci vogliono bene, quindi tutte le volte, a prescindere dall'argomento, sono presenti e ci sostengono. Altre volte invece abbiamo proprio notato che a seconda dell'argomento c'era una tipologia di persone diversa. Però è stato divertente anche vedere questo cambiamento, questa mutazione delle persone presenti, che però tutto sommato ci hanno sempre dato soddisfazione. Con cui state parlando, mi pare di capire che Caffescienza è in crescita da quando è nato. Sicuramente in questi ultimi appuntamenti è cresciuto e sicuramente la risposta del pubblico è stata soddisfacente, quindi credo che abbia ancora, come dire, molti argomenti da affrontare, molti relatori che abbiamo voglia di invitare, speriamo accettino la nostra sfida, perché credo che per un relatore venire a Caffescienza sia qualcosa di diverso dal solito, perché si prepara certo sull'argomento, poi molti di loro ammettono onestamente bombardatemi di domande, però non a tutte sarò in grado di rispondere, come è giusto che sia, perché nessuno, anche nel proprio campo, è onnisciente, quindi, come dire, molto spesso io dico ai relatori che è probabile che imparino anche delle domande del pubblico o delle suggestioni che nascono dal pubblico. Ecco, ma a questo proposito il pubblico fa molte domande oppure sono pochi che fanno domande? No, ci sono. Poi dipende sempre dall'argomento. Però normalmente non bisogna pungolarli così tanto perché facciano domande, c'è sempre qualcuno un po' più audace che rompe il ghiaccio e poi da lì in avanti, sì, anche la prima volta, sempre la prima volta è stato divertente, c'era qualcuno, ma sa, ho sentito dire su queste droghe. Sì, se la prendono alla larga. Diciamo, no? Alla prima domanda l'hanno presa molto alla larga, poi, ma sa, ho un amico che mi ha detto... Senta, ho usato questa cosa, cosa potrebbe capitare? Quindi è stata veramente divertente perché il susseguirsi delle domande poi è molto... Poi alcune volte sono state molto accese come dibattito tra il relatore e la persona, perché questa persona aveva una sua convinzione, il relatore cercava di spiegargli che non era propriamente così, però alla fine lui doveva avere ragione, quindi ha troncato il discorso. Certo. Anche lì è stato molto divertente. Bene, grazie. E complimenti per il Caffescienza. Grazie a voi. E per quello che state facendo per diffondere l'accessibilità, la fruibilità.